Da Castel Termine un forte grido, basta alle vittime della strada. Il piccolo paese montano sabato sera si è riunito in una fiaccolata per ricordare ragazze e ragazzi, uomini e donne, che hanno perso la vita lungo la statale 189. Ultimi Valeria Bonomo e Vincenzo Pellitteri, vittime della strada lo scorso mese di dicembre. Più di 1000 le fiaccole che hanno partecipato alla manifestazione denominata Una strada per la vita, organizzata da un gruppo di ragazzi che ha voluto sensibilizzare i cittadini e principalmente le istituzioni. La fiaccolata ha avuto inizio in piazza Bixio e da lì ha attraversato le stradine che portano a piazza Duomo. Alla manifestazione erano presenti i familiari delle vittime, i compagni di lavoro, gli amici. Coinvolgere anche emotivamente la popolazione sul tema della sicurezza sulla strada è un elemento di grande importanza. Sono sicuro che da questa manifestazione partirà un appello forte, accorato verso chi può fare qualcosa per migliorare la sicurezza e la viabilità della nostra provincia. L'iniziativa nasce prima di tutto come paese e ci stringiamo attorno alle famiglie che hanno subito questo lutto. Castel Termine non ha tante cose, non ha lavoro, non ha infrastrutture, però ha il senso della comunità, il senso del paese. Questo vuole comunicare che le famiglie siamo vicini alle famiglie, siamo vicini alle famiglie che sono state colpite da questo lutto. Poi da società civile, visto che la classe politica anche locale è stata dormiente, chiediamo che venga la 189 resa una strada dignitosa. La manifestazione si è conclusa in piazza Duomo, dove sono stati ricordati tutte le vittime che dal 1978 ad oggi hanno perso la vita lungo la 189. A chiudere l'iniziativa un accorato appello alle istituzioni, un immediato intervento affinché le strade diventino più sicure.